Mister Turco dell'Agropoli, vi qualificate alla finale nazionale 2-0 all'andata. Qui a Lancelotta, un primo tempo dove siete passati in svantaggio. La prima cosa che mi viene in mente da chiederle è cosa ha detto ai suoi ragazzi all'intervallo, perché il primo quarto d'ora della ripresa è stato poi decisivo. No, ma la prima cosa che abbiamo fatto è quella di aver modificato l'atteggiamento tattico, passando da un 3-5-2 a un 4-3-1-2, per cercare di andarli a prendere più alti, e credo che sia stata la cosa giusta, perché poi spostare De Sio da interno di centrocampo nel suo ruolo naturale, alzare il ragazzino Salerno sul numero 4, i due attaccanti erano molto più alti sui due difensori centrali e nemmeno a farla apposta abbiamo recuperato palla su quel lato sinistro, dove poi Arevalo con la sua qualità ha indotto ad errore il difensore, decretando un calcio di rigore nettissimo. Poi la squadra ha continuato, perché poi riuscivamo a stare più alti contro, ripeto, una squadra che ci ha messo in difficoltà sia all'andata e sia al ritorno, dove hanno palleggiato bene, conoscevano molto di più il campo, è un campo infame sotto l'aspetto proprio della pesantezza del terreno. Però mi sento di dire ai ragazzi di aver fatto le cose giuste, con un po' di timore nel primo tempo, probabilmente pensavamo di gestirla in modo molto più semplice, ma la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà e poi la nostra qualità, ne parlavamo a microfoni spenti prima della partita, e sei stato un profeta dove hai detto che comunque abbiamo dei giocatori in avanti, Abacan, Arevalo, che fanno la differenza, Natiello, e così è stato. Sì, ora testa alla finalissima contro il Gallipoli, non so se già conosce questa squadra, sicuramente il blasone, la società. No, ho visto la partita, lo spareggio a Fasano e mi è sembrata una squadra che ha un grandissimo ritmo, dei giocatori probabilmente al di sopra della media, però adesso noi dobbiamo resettare, dobbiamo cercare di recuperare tutti gli infortunati, perché oggi noi avevamo due ragazzi che non stavano bene. Giordano, che per noi è fondamentale, ma lo stesso Vuolo, anche se poi quelli che hanno giocato, Pantano e il resto, hanno fatto una buona partita. Quindi cercheremo di riordinare un po' le idee e cercare di capire dove poter far male anche il Gallipoli. Sì, a prescindere dall'epilogo della stagione, credo che non potete rimproverarvi nulla perché il vostro girone è stato dominato, credo, giustamente dal San Marzano e l'unico a fare meglio di voi. Sì, è vero, è vero, hai ragione, perché il San Marzano era ingiocabile quest'anno. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare nel girone campano, poi ci siamo comportati, poi ci siamo compattati nella parte finale e credo che la squadra nelle ultime quattro partite abbia fatto veramente il meglio dell'anno. Quindi testa alla prossima, cercheremo di fare il massimo pur di portare questa squadra più in alto possibile, sapendo che incontreremo una squadra probabilmente di un altro livello.